Ciao carissimi, come state? Io benone, grazie, spero altrettanto di voi. Allora, oggi sono qua per suggerirvi qualche giochino musicale da farsi in compagnia, in famiglia, quando magari le giornate, come ieri che c'è stato un temporalone fortissimo, appunto sono piovose, uggiose e quant'altro, e quindi magari siamo in famiglia, in compagnia e possiamo pensare di passare qualche minuto, tra virgolette, in musica. Allora, guardate, io ho messo qua sette bicchieri, erano tutti bicchieri della mia nonna sparsi, e perché volevo farvi sentire il loro suono. Allora, sette bicchieri, sentite. Ogni bicchiere suona diversamente, ha un suono diverso. Poi ho incontrato un giardiniere che mi ha detto: guardi, io le regalo questa bustina magica. Se lei la metterà dentro l'acqua, una bella brocca, questa bustina magica le darà il colore verde, verde come sono tutti i prati che io vado a curare. Io non ci credevo, invece guardate. E poi mi ha detto: se lei mette un goccino di acqua in ogni bicchiere e ne mette un pochino di più, un pochino di meno, può realizzare e trovare il suono delle sette note musicali. Allora, proviamoci. Adesso questo, guardate. Questo è il suo suono. Adesso vediamo quest'acqua verde magicissima del giardiniere. Potrebbe essere un sì. Vediamo adesso questo. Questo potrebbe essere un la. Adesso vediamo con quest'acqua magica. Allora, voi vi ricordate i sette nomi delle note musicali? Do, re, mi, fa, sol, la e si, e poi si torna al do. Allora, provate a divertirvi. Se trovate anche voi, se incontrate un giardiniere, fatemi dare anche voi, chiedete anche voi una bustina magica per fare colorare l'acqua, come mi ha suggerito, e poi provate a divertirvi, magari con i vostri fratelli, insomma, con chi avete in famiglia, per scoprire. Proviamo questo, guardate, quest'ultimo, sentite prima. Adesso verrà. Ogni bicchiere. Questo è rimasto uguale, lo posso usare un po' di più. Vediamo questo squillantissimo, che secondo me era un mi altissimo, ancora uguale, dosiamo un po' di più. Allora, provate e divertitevi.